Si è tenuto presso l'Aula Magna del liceo di Piedimonte Matese un incontro fra gli studenti e l'ex magistrato di Mani Pulite, saggista Gherardo Colombo, che ha presentato il suo libro Sulle regole, edito da Feltrinelli, un libro riflessione sulla cultura della giustizia in Italia e sul senso profondo delle regole. Senza rispetto di queste, dice, non potremmo vivere in una società normale. Poi ha interagito con gli studenti in un'aula gremitissima, con la dirigente scolastica De Girolamo che ha fatto gli onori di casa. Noi, a margine dei lavori, lo abbiamo incontrato ed ecco che cosa ci ha detto. Qual è il messaggio che vuole lanciare attraverso questo suo ultimo lavoro letterario? Beh, cioè, oggi parliamo di regole e riuscire a seguire le regole è necessario capirle. Lei è stato un magistrato del pool di Mani Pulite. Che cosa ha insegnato, secondo lei, a livello di regole? Ha dato più responsabilità a quel periodo o no? Secondo me no, perché la corruzione continua a essere molto molto presente in questo paese, cioè se dovremmo trarre, guardare, cercare di dare una valutazione, possiamo vedere che Mani Pulite è finita e invece Tangentopoli no. Lei incontra spesso, credo, in questi giorni tantissimi giovani. Qual è il messaggio che cerca di dare a questi ragazzi? Ma guarda, io dialogo molto con i ragazzi, adesso poi state qui, lo potete anche vedere. Secondo me è importante riuscire a coinvolgerli sul tema del rispetto degli altri, alla fin fine. Cioè, le regole sono uno strumento attraverso il quale si sta insieme, poi dipende dal loro contenuto, ovviamente, perché le regole possono metterci insieme in modo che ciascuno di noi abbia le stesse possibilità degli altri, oppure in un modo gerarchico per cui chi sta in alto può e chi sta in basso deve. La nostra Costituzione va molto decisamente verso il primo, modo di organizzarci. Poi però siamo noi che le regole le osserviamo piuttosto che no. E se non osserviamo la Costituzione, ricreiamo una società della discriminazione. In questi giorni a livello del Parlamento si stanno un po' acciuffando per quanto riguarda la prescrizione. Lei che cosa ne pensa? Ma io credo che sia necessario fare in modo che il processo penale, si sta parlando di quello, duri dei tempi ragionevoli. Secondo me, con questo la prescrizione non c'entra assolutamente niente. Altre sono le misure che bisognerebbe adottare per fare in modo che il processo duri molto, molto meno di quanto dura oggi. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it.